del creato. E abbiamo qui degli animali, dei cani strangolati e avvelenati, come potete vedere. Le associazioni animaliste del territorio ribadiscano i loro diritti, i diritti degli animali e chiedono alle autorità competenti del territorio di prendere degli ulteriori provvedimenti. Ci troviamo nella località Sisto Riccio in Alif, provincia di Caserta, nella zona del Matese, del Parco regionale del Matese. Come potete vedere, abbiamo ancora un ennesimo scempio all'ambiente. Si tratta dell'argomento animali abbandonati e avvelenati nella zona, una zona nel territorio di Alife, che è una vasta campagna di terreno agricolo. Ancora una volta dobbiamo constatare il fenomeno degli animali abbandonati e strangolati, come vedete in questo momento un animale avvelenato, e poco fa vi abbiamo mostrato anche un altro cane strangolato con una cordicella. Presidente dell'associazione animalista della zona del Matese, Pierangelo Fontana, ex gruppo Mascherina, Amici degli Animali. Adesso ci spiega come ha scoperto questo fatto. Pierangelo, Sì, niente, noi siamo un gruppo siamo un'associazione di animalisti che opera sul territorio qui dell'Alto Casertano, quindi nei comuni tra Piedimonte, Alife, Gioia, San Potito e via dicendo. E cerchiamo di dare sollievo un attimino a quelli che sono i cani, i randagi che girano sul territorio. Purtroppo Alife, proprio per il vasto territorio in cui si ritrova, le vaste, specialmente zone di campagna, è soggetta all'abbandono di tantissimi, tantissimi, decine e decine, centinaia di cani appunto abbandonati. E noi cerchiamo come associazione di prendercene cura e portandoci da mangiare, quindi non cercando appunto di non renderli agri, quindi con questo fatto di dargli da mangiare, di non renderli aggressivi, di non fargli fare branco, così che possono poi causare problemi, non so, alle coltivazioni o agli allevamenti che ci sono qui intorno. E appunto gli diamo da mangiare questi animali, sempre a spese nostre, con i nostri sacrifici. Che è successo? È successo che da qualche giorno mancavano, se così possiamo dire, all'appello diversi cani, diversi cani. E ieri mattina, nel fare una ricerca un pochino più accurata per vedere questi benedetti cani che fine avevano fatto, ci siamo addentrati in questa stradina dove siamo adesso, qui in località Sisto Riccio, a fianco all'ex caseificio ormai abbandonato e in disuso, il caseificio Taberna, Asiaria Taberna. E nell'addentrarmi appunto in questa via di campagna, ho cominciato a sentire un forte odore di animali morti, caratteristico di animali morti. E niente, e come diceva l'amica Agnese, ho trovato un primo cane sicuramente avvelenato, un po' più avanti un secondo cane che strangolato e ammazzato di botte perché era. Chiedo scusa. E quindi, come dicevo, abbiamo trovato questo cane qui avvelenato. Sicuramente più avanti quell'altra strangolata con un cappio, il tipico cappio che si usa per legare i caciocavalli. Quindi, già con questo aspetto si capisce un attimino la provenienza della mano assassina. Niente, poi più avanti abbiamo trovato un altro, il terzo cane che mancava l'appello. E che posso dire? Erano cani comunque che non davano fastidio, non mordevano, si facevano avvicinare tranquillamente da tutto e cercavano solamente un po' di affetto. Che cosa chiediamo alle istituzioni? Chiediamo
alle istituzioni che, ma prima di chiedere alle istituzioni io volevo fare una premessa un pochettino per tutti quanti. Io posso capire che la vita è fatta, posso capire, sicuramente la vita è fatta e certamente è fatta di diritti e doveri, diritti delle persone e diritti degli animali, doveri delle persone e doveri degli animali. Se un cane per qualsiasi motivo deve dare fastidio, dovesse dare fastidio, anche perché abbaia, solamente perché abbaia, solamente perché può puzzare, proprio il genere, non è il modo di comportarsi nell'ammazzare. La legge, le leggi sul randagismo esistono, si segnala il cane, viene l'ASL, viene la cappacane, si porta in un canile convenzionato. Se poi questo canile è a norma, non è a norma, è l'agro non, questi sono altri discorsi da fare in un secondo momento, però non è che si ammazza un cane solamente perché può dare fastidio per qualsiasi motivo. Ci sono degli iter veri e propri. Detto questo, che cosa chiediamo alle istituzioni? Alle istituzioni chiediamo una cosa, noi come associazione, specialmente al comune di Alife, che ha tante di quella terra da poter usufruire. Fatelo ad Alife un rifugio per animali abbandonati, cani, gatti che possono essere, o altri tipi di animali, così come succede al nord. Fatelo voi, perché fare un rifugio dove gli animali possono essere rinchiusi, tra virgolette, in bei recinti larghi, dove possono correre, dove possono socializzare tra di loro, dove possono stare bene, senza farli andare in quei canili che non sono canili lagri, ma sono canili dove i cani vengono messi nelle gabbie di pochi metri quadrati e per tutta la vita sono costretti a rimanere chiusi, impazzendo quasi. Quindi un bel rifugio fatto da Alife costerebbe molto meno nel tempo che non affidare i cani a questi privati, il cui scopo è solamente quello di trarre profitto. Un canile ad Alife, addato ad un'associazione che lo farebbe gratis. Contemporaneamente si potrebbero creare posti di lavoro in questo canile, perché due o tre ragazzi potrebbero disoccupati di Alife potrebbero andare a lavorare là. Le crocchette invece di andarle a comprare a Capriati o al Vignano o a Pignataro, dove sto parlando di canili che io conosco qua vicino, le crocchette si potrebbero comprare nei rivenditori della zona. I veterinari giovani, disoccupati, che comunque ci sono ad Alife, si potrebbero assumere come direttore sanitario. Perché portare questa massa di soldi? Questa massa di soldi? Un cane costa 2 euro, 2,40 euro, 1,50 euro, quello che costa. Perché portare quella massa di soldi fuori il comune? Vogliamo fare un discorso terra-terra? Facciamo un discorso economico. Soldi che vanno fuori dall'economia di un paese. Allora se io devo spendere 2 euro per un cane, li voglio spendere in Alife. Spendiamo in Alife. Occupiamo gente da Alife, compriamo la roba dai commercianti di Alife, compriamo il frontline, ce ne sono le farmacie che lo vendono. Perché portare i soldi fuori? Quindi anche un discorso, non per il benessere degli animali, ma un discorso prettamente economico. Grazie Pierangelo. Niente.